tutti dei cose a me. Gabriele Pignotta. Gabriele Pignotta, autore, attore, regista, sposo ma non troppo, che è un grande successo, eh. Per fortuna sì, alla Tolomberto. Io l'ho visto inserire al principio e alla fine, cerchiamo di spiegare la storia come nasce. Sì, velocemente, la storia si incentra tutto sulla vita di quattro protagonisti, una coppia fidanzata da 7-8 anni in crisi prematrimoniale. Perché era la crisi che veniva dopo il matrimonio? Dopo il matrimonio, se l'anticipa perché l'avvicinarsi del matrimonio li mette in crisi, coppia che è interpretata da Ilaria De Luca. È in crisi, poverino. È in crisi, come si può vedere dalla faccia. Lui... è il nostro Fabio Avaro. In crisi anche lui. In crisi anche lui. Che vivono quel classico momento di stanca prima delle nozze, sperano che le nozze possano succedere. Poi chi altro abbiamo? Abbiamo una ragazza invece innamorata dell'amore, una bellissima ragazza mora che invece crede nel sogno del matrimonio, arriva il giorno delle nozze, pacca, il fidanzato la molla proprio davanti all'altare. Poverina! E rimane lì, è interpretata da Cristiana Vaccaro. Ma quanto mi dispiace! Ma quanto mi dispiace! Abbandonata davanti all'altare, con tutti i parenti in chiesa, i testimoni. Guarda, una figuraccia incredibile. Ma, l'autore di questo inquacchio chi è? Poi c'è un quarto personaggio che è il sottoscritto, che invece interpreta un single impenitente che non vuole proprio mettere la testa a posto, che si innamora della ragazza abbandonata davanti all'altare, ma il protagonista assoluto è Facebook, perché è proprio su Facebook che le vite di questi quattro personaggi si intrecciano dando luogo a delle situazioni. Una macchina infernale, perché appena sbagli nomi, cose succede. Ma c'è di tutto, succede. Guardate che cosa succede, guardiamo che cosa succede. Pronto? Oh, ciao, sono io. Ciao. Che fai? Niente, te? Pure. All'asilo com'è andata? Bene, al lavoro? Tutto a posto. Hai mangiato? Io sì, e tu? Sì, e che hai mangiato? Panino. Al bar? No, me l'hai fatto di... Ah, già. E tu che hai mangiato? Carote lesse scondite. Che culo. Vabbè, dimmi. No, guarda che mi hai cercata te. Ah, sì. Guarda che sto dal fisioterapista. Mi sto facendo sistemare il tutore. Appena ho finito vengo a casa. Va bene, ti aspetto a casa, ti amo. Come? No, dico ti amo. Ah, sì, vabbè, pure io. Come? No, dico pure io. Ah, sono tanto felice. Ha risposto. Luca, ti stavo dicendo del... No, aspetta che mi ha risposto, devo trovare subito una frase ad effetto, scusami. Sì, scusa te. Eccola, ce l'ho. Non so perché, ma oggi, cara Sharon, nella classifica delle mie fantasie ci sei anche tu. Non ti ci abituare, è stato un caso. In via. Qual è il problema con l'autore? Che si sgancia. Non ti ci abituare, è stato un caso. Ma fa lo stronzetto. Ma sì, dai, Lotti, buttiamoci un po', che male c'è? Caro Dylan, che strana coincidenza. Anche tu sei entrato nella classifica delle mie fantasie. Ha risposto. Anche tu sei entrato nella classifica delle mie fantasie. Yes, presa. Ma cosa? Ma niente, questa è la classica ragazza italiana che sta col tipico farlocco. Cioè, presente proprio il bambacione. Non riceve più attenzione dal suo uomo e le cerca su internet, capite? Noi gliele diamo subito, ma guarda. Ma stai parlando? Fammi di vedere. Che sto parlando, guarda qua. In questo momento Dylan sta chattando con Sharon, ma che è sta roba? Ma come che cos'è? Questo è Facebook, non mi dire che non conosci Facebook. Ma certo che lo conosco. Ecco, ecco, ce l'ho la frase. Sharon, le classifiche mi piacciono solo quando... Le classifiche mi piacciono solo quando sono al primo posto. Suggerimenti per guadagnare posizioni? No. Ma questo ci sta a fare? E questi fa sul serio? Oh mamma, e c'ho le vampate. No, erano 7 anni che nessuno ti corteggiava più. Per favore non perdiamo la testa. Te adesso sei Sharon, la tua parte è spregiudicata. Allora, sì, avrei un paio di suggerimenti, ma credo che potrebbero farti arrossire. Che è? Oh, Luca, mi sa che ti ha risposto. Ah sì, leggi un po'. Sì, dice, sì, avrei un paio di suggerimenti, ma credo che potrebbero farti arrossire. Oh, ha capito che ti ha risposto questa? Certo che ho capito, questa gioca, capito? Gioca.
Gioca? Ma che gioca? Questa è una ninfomane. Ma dimmi tu, ha beccato la ninfomane. Io questa già me la immagino. Ti vale di lattice, perizoma, tutta borchiata, a quattro zampe sul letto che ti aspetta. Mamma mia, guarda, io perché sono fedele, perché sennò già stavo a casa sua. Ma che l'hai risposto? Non lo so, stavo cercando una frase ad effetto, ma non mi viene nulla. Ma quale frase ad effetto? Fa una così, devi scrivere subito, bella, dimmi dove abiti, che vengo subito a casa tua, no? Bravo, ma lo vedi che anche tu sei portato, dai, scrivici tu, divertitici tu, dai. No, ma era così in linea teorica. Ma no, guarda che divertente. No, Luca, grazie, meglio ma di noi. Ma come no? Dai, evadi un po', ti sei chiuso in questo proprio rapporto, mettiti qua, dai, due minuti solo. Guarda, vai. Giusto due minuti, dai, ma dai, anche per capire come funziona questo tranquillo. Tanto è virtuale, non lo sa chi sei. Liberati, sfogati, liberati. Io scrivo proprio. Scrivi quello che ti pare, dai. Allora. Salve, con la presenza. Ma sì, e poi la mandiamo all'avvocato, è una santa, devi essere più istintivo. Ma volevo essere introduttivo. Ma che introduttivo? Libera il tuo ormone, basta il freno a mano, vai. Vado di ormone, vai, tranquillo. Io gli vado di ormone, vai. Perché è una così, io le scrivo proprio. Sento già il calore del tuo corpo addosso al mio, proprio addosso, capito? Perché quello che vi manca a voi su internet, sai che è? Un po' di fisicità, capito? Scambiamo testi di H, toccamoci, sì, il tuo corpo, e ho voglia di toccarlo. Bello, esplicito, no? Sì, un po' troppo esplicito, ma comunque. Troppo esplicito. Cioè, scusa, questa si chiama Sharon, però biciatta e ancora ti stai preoccupando, Luca, fidati che questa è una maialuna, dai. Sento già il calore del tuo corpo addosso al mio? Oh mamma, ho voglia di toccarlo. E mi sei ingrifato! E io mi butto, sì. No, sì, Lotti, per favore, non stai facendo niente di male. È solo virtuale e si smette quando si vuole. Allora, se vuoi toccarlo... Eccolo. E allora, se vuoi toccarlo, perché non vieni a prenderlo? Ma qual è troppo esplicito, papà? Che figata sta cosa? Guarda. Ho portato il bambino a Euro Disney, guarda. Adesso però devi concentrarti perché ci dobbiamo mettere anche un pizzico di eleganza. Giusto, eh? Sì. Un tocco di romanticismo ci vuole, sì. Anzi no, qui ci vuole un po' di poesia. Alle donne piace un sacco la poesia. Hai ragione, la poesia, vai. Ce l'ho, senti questa. Allora, apostrofo, sì. Che già mi fa un sacco poetico. Bravo. E poi, do abiti a Bella. No, do abiti a Bella. Che poeta. Mamma. Mamma, sì, dimmi. No, non sono nervosa, che mi chiami ogni 5 minuti, dimmi. Ma sì, sì che me lo ricordo che dobbiamo andare a cercare le bomboniere insieme a zia Marisa, dai. Ma figurati se viene Andrea. Ma se l'altra sera mi ha detto perché pure questa spesa, scusa, come ricordo, gli davamo il menù del ristorante. Sì, vabbè, quando fa così fa proprio piscia sotto dalle risate. Va bene, vai. Tu! No. Mamma, ti richiamo dopo. Adesso c'ho da fare. Dai, a dopo. No. Ti ho mandato l'indirizzo vero. E ora? Fammi staccare il citofono. Oh, eccola qua, l'indirizzo. Di Agri 17. Ma non è dove abiti tu? No! C'è una maialona nel mio palazzo e io non lo sapevo! Aspetta, porca miseria. Buono. Oh, aspetta un attimo, sto guardando. Fermati che devo capire subito chi è. Vabbè, chi è? Sarà quella che abita sotto, no? C'ha 83 anni che c'ha Facebook, è impossibile, dai. Ho capito, aspetta, è la Mora, sicuro. Chi? La Mora, la ragazza che è arrivata a abitare al piano di sopra. Oh, ma è tardissimo, cavolo. Sì. Io devo scappare a casa, scusa, Luca, vado via di corsa. Sì. E ovviamente ci vediamo domani, eh? Sì, così sì, mi spieghi bene come funziona. Ancora? È facile, te l'ho già spiegato come funziona il tutore. Ma quale tutore, oh? Facebook, no? Il futuro! Grazie! Si dice Facebook. Ho creato un altro mostro. La cosa non finisce qua, eh? La cosa continua, che a questo punto entra in scena Andrea, la nuova vicina di casa di Lotti. Che è caduta in depressione per essere stata mollata davanti all'altare, decide di andare da uno psicologo. Poverina, certo. Peccato che non sa che lo psicologo in questione ha mollato tutto, ha affittato il suo studio a me, che faccio il fisioterapista. E allora? E quindi lei viene da me pensando che sono lo psicologo, mentre invece io
per sedurla mi spaccio psicologo e tento di appunto di conquistare il suo cuore, pur essendo fisioterapista. Vabbè, preparati, va, ho capito che qui ne succedono di tutti i colori, la casa di matti, eh.